Ciao e benvenuti a Primus de Calcio. Lo sapevano tutti. Evidentemente soltanto Massimiliano Allegri era all'oscuro. Lo sapevano tutti che alla Juventus sarebbe stata inflitta una nuova penalizzazione in classifica. C'era solo da determinare quanti punti. Nonostante ciò, diversi esperti in materia avevano anticipato che il club bianconero avrebbe subito una penalizzazione di 10-12 punti a fronte dei 15 della prima sentenza. La nuova sentenza della Corte federale d'appello ha inflitto una penalizzazione di 10 punti contro gli 11 chiesti dal procuratore federale Tini. Prosciolti 7 dirigenti bianconeri, tra questi Pavel Nedved. Abilmente Allegri nel post partita di Empoli, partita persa malamente dalla Juventus, ha spostato l'attenzione sulla nuova sentenza. Ha lasciato intendere che questo senso di incertezza ha inevitabilmente condizionato la sua squadra. Allegri parla di stilicidio, di mancanza di rispetto verso la gente che lavora, allenatori e giocatori. Badate bene, Allegri non dice che la sentenza sia ingiusta, anche se probabilmente lo pensa. Allegri ha chiesto che si prenda una decisione definitiva, cosa che è stata fatta ieri sera, almeno per quanto riguarda il caso delle plusvalenze. Poi vedremo il caso degli stipendi. L'allenatore e i suoi calciatori sapevano bene che dopo la restituzione dei 15 punti la storia non sarebbe finita bene per loro. Tutti sapevano, lui per primo, che ci sarebbe stata una pena afflittiva, ovvero che il fine era di estromettere la Juventus dalla Champions League. Nessuna sorpresa dunque. Eppure ha avuto un assist dalla Corte d'Appello. Così Allegri non ha dovuto spiegare perché la sua squadra ha giocato male. Perché ha subito ben 4 gol dall'Empoli, un risultato che resterà nella storia del club toscano, che comincia a prendersi le sue responsabilità, perché il problema di gioco della Juventus è storia vecchia. Arrivare ai quarti per 2 anni di seguito, vediamo come finirà questo campionato, più per caso che per bravura, richiede un'analisi attenta delle responsabilità, di una gestione tecnica. Risultati certamente non imputabili alla Corte federale. I risultati ottenuti da Allegri non giustificano il suo lato ingaggio, un ingaggio che di fatto impedisce alla società di esonerarlo. Per questo l'anno prossimo ci sarà ancora lui sulla panchina della Juventus. Alla fine l'unico a vincere è proprio Allegri. Bene, è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima.